Cercando giustamente di fare un po' di sano damage control, Blizzard annuncia a sorpresa e con un largo anticipo la seconda stagione di Diablo 4, che si chiamerà Season of the Blood, ovvero la stagione del sangue, e sarà lanciata il 17 ottobre 2023, a 3 mesi di distanza dalla stagione of the Malignant. Sono state rilasciate già quindi le prime informazioni, abbiamo qualche dettaglio di cui possiamo parlare, c'è anche qualche fotogramma direttamente di gameplay. Ovviamente da qui fino all'uscita della seconda stagione verranno rilasciate altre novità. C'è qualcuno che dice sempre: quando sei nel dubbio e non sai che cosa inventarti, vai a infilarci i vampiri, perché i vampiri funzionano sempre, e in Blizzard evidentemente lo sanno. Questa nuova stagione infatti vede una sorta di epidemia vampiresca che si diffonde un po' per tutto il mondo, con i cittadini che diventano vampiri, e qui entra in gioco Aerys, il nuovo personaggio della storia, e noi stessi, ovvero noi incontreremo questa donna, questa ragazza, che sarà una cacciatrice di vampiri, e dovremo aiutarla nel suo tentativo di eliminare questa epidemia, uccidendo nel frattempo una giusta dose di vampiri. Con la nuova espansione quindi avremo delle nuove abilità, dei nuovi poteri legati appunto ai vampiri, che andranno a interessare tutte e 5 le classi, e saranno aggiunti 5 nuovi boss pensati per l'endgame. Apprendiamo tra l'altro con piacere che tutti i 5 boss andranno a far parte anche dell'Eternal Realm, quindi non li incontrerete soltanto nella storia all'interno della stagione dell'espansione, ma potrete poi ritrovarveli e farmarli, ucciderli all'interno del server regolare, tra virgolette. Secondo quanto dichiarato, il farming dovrebbe essere più facile, nel senso che Blizzard ci garantisce che ci sarà un target farm, ovvero che potremo andare a stabilire per sommi capi in che maniera andare a farmare, verso quali oggetti concentrarci, in maniera tale da ottimizzare, massimizzare le possibilità di ricevere equipaggiamenti unici. Non è chiaro in che modo, stiamo un pochino a vedere, speriamo che vada bene. Per fortuna arrivano anche dei quality of life adjustments che sono stati richiesti fin dal lancio del gioco, praticamente, a partire dal discorso del renown, ovvero la fama di gioco. Finalmente, fa piacere saperlo, giocando alle varie stagioni non dovremo rifarmare di volta in volta tutta la fama per ottenere poi tutti i bonus, sia ai punti che tutti i vari reward. Avremo automaticamente tutta la fama che abbiamo nell'Eternal Realm, quindi da questo punto di vista finalmente evitiamo un po' di grinding inutile e possiamo concentrarci direttamente sui contenuti. Secondo elemento, non abbiamo fisicamente più spazi in inventario, ma c'è un discorso carino: le gemme che andremo a raccogliere durante le nostre esplorazioni non andranno ad occupare fisicamente gli slot dell'inventario. Non è il massimo, ovviamente sarebbe stato meglio avere anche gli slot in più, ma già il fatto comunque che le gemme non occupino degli spazi extra è qualcosa. Si può fare di meglio sicuramente, ma è qualcosa. Non mancheranno poi degli aggiustamenti, che anche questi sono stati richiesti per parecchio tempo, riguardo le resistenze elementali sia dei mostri che anche dei personaggi, dei giocatori, e aggiornamenti anche agli status negativi che si possono infliggere, nella speranza che le armi e gli armamentari che offrono questi tipi di bonus possano effettivamente diventare più efficaci e avere maggior senso da equipaggiare. Finiscono poi le novità con un search che viene aggiunto al baule, dove potremo ricercare gli oggetti che vogliamo in base ai vari filtri che potremo attivare, cercare e vedere quello che abbiamo tra gli oggetti che abbiamo messo conservati nei nostri bauli. Tutti i quality of life adjustments ovviamente andranno automaticamente anche nell'Eternal Realm, quindi a prescindere dal fatto che voi giochiate o meno le espansioni di Diablo 4, avrete nell'Eternal Realm sia tutti i quality of life adjustments che anche la possibilità di affrontare questi 5 boss e la possibilità ovviamente di farmarli per ottenere degli equipaggiamenti e potenziare ulteriormente il vostro personaggio. Noi ci auguriamo ancora una volta che il tipo di progressione che c'è in Diablo 4 venga man mano ottimizzato e regolarizzato in maniera tale da offrire un'esperienza che sia piacevole e che non si riduca tutto a un grinding ripetitivo nel momento in cui arrivi al World Tier 4, perché in questo momento, dopo che uccidi Lilith in maniera definitiva, diciamo, non c'è forse tantissimo motivo di continuare a giocare una volta che fai livello 80 o vai oltre, insomma
non c'è molto mordente all'interno del gioco, quindi si spera che riescano a riprendersi. Naturalmente il fatto che abbiano annunciato la seconda stagione adesso, quindi con un largo anticipo, mentre la prima stagione è ancora tecnicamente dovrebbe essere sulla cresta dell'onda, è proprio perché la prima stagione non ha avuto chissà quale tipo di ricezione da parte del pubblico, la gente è molto insoddisfatta nei confronti di Blizzard e sono davvero pochi quelli che attualmente stanno giocando la Season of the Malignant. Ci sono stati infatti anche tanti report riguardo il fatto che il numero dei giocatori è crollato in maniera verticale su Diablo e in questo momento sono forse un po' terrorizzati all'idea di che cosa sta succedendo, come facciamo a mantenere i giocatori e l'engagement elevati. Quindi diciamo che in Blizzard per adesso hanno un bel po' di problemi da risolvere. Un elemento secondo me importante sarà andare a capire come questa nuova stagione, la Season of the Blood, andrà a scontrarsi con i giochi single player di quel momento, perché ricordiamoci, qui stiamo parlando di 17 ottobre. Io penso che il 17 ottobre Starfield sarà piuttosto caldo, c'è da vedere come Baldur's Gate terrà testa in questi mesi, c'è da vedere come Cyberpunk, l'espansione di Cyberpunk terrà i giocatori ingaggiati in questo periodo. Quindi sì, la stagione doveva esserci perché sappiamo appunto ci sono questi cicli di 3 mesi. Vanno bene anche i contenuti, sembra sulla carta che possano essere interessanti e sicuramente migliori di quelli della prima stagione, bisogna vedere però poi come il gioco andrà a scontrarsi con altri esponenti, non necessariamente dello stesso genere, ma di generi che comunque prendono una grossa fetta del pubblico. Quindi sarà interessante da questo punto di vista andare a vedere come si comporteranno i giocatori. Iscrivetevi al canale, lasciate un like, commentate e condividete se il video è stato di vostro gradimento e per questo aggiornamento direi che è tutto e noi ci risentiamo alla prossima.